Salve a tutti e bentornati in questa nuova puntata. Oggi faremo una cosa che molto spesso mi viene chiesta da amici, ovvero come si fa ad ottenere quell'effetto cinematografico durante le riprese. Avere un effetto cinematografico è molto complicato, bisogna ben stabilire la scena, ben stabilire il tipo di riprese che bisogna fare, ma adesso vi dirò qualche trucco per rendere tutte le vostre clip molto più cinematografiche. La prima cosa da ricordare è assolutamente impostare la macchina a 24 fps. Infatti, nella ripresa vi farò vedere, ho utilizzato una 60D su Flycam alla velocità, quindi alla frequenza di scatto, di 24 fps. Perché 24 fps? Perché 24 fps è la frequenza che viene utilizzata nel cinema appunto per girare tutti quanti i film. Spostandoci su Premiere, ho selezionato questa breve clip giusto per vedere come poter sistemarla e come renderla più cinematografica. E come sempre, la prima cosa da fare è andare a inserire il nostro livello di regolazione, selezionarlo e applicarlo a tutta la nostra clip. Una volta inseriti i livelli di regolazione, non dovremo fare nient'altro che gestire la nostra clip, quindi tutti i colori, contrasto, luci, ombre, bianchi e neri, così da avere quello che desideriamo. Io ho utilizzato un profilo colore molto piatto, in particolare su Canon ho utilizzato il CineStyle, così da poter recuperare più facilmente sia le parti in luce che le parti in ombra. In questo caso io per esempio voglio aumentare un po' di più il contrasto, tirare un po' giù le luci e aumentare un po' le ombre. Un po' meno i neri, diamo un pizzico di saturazione in più e correggiamo la temperatura così avere una bella immagine calda. Ovviamente posso tranquillamente andare a modificare attraverso le rote colore, per esempio se volessi attualmente dare un profilo molto simile al Teal and Orange che tanto piace alla gente, possiamo spostare le ombre un po' più sul blu azzurrino. Le luci sul colore direttamente opposto, quindi tra il giallo e l'arancione, e i mezzi toni su un bel colore caldo, non eccessivamente. Diciamo che così come la clip adesso mi piace. Adesso dobbiamo andare a fare un'altra piccola impostazione. Ovviamente noi andremo a vedere attraverso oscilloscopio lumetri se all'interno del nostro spazio colore, come potete vedere, il colore rientra all'interno di questa forma, quindi diciamo che il colore va bene, e soprattutto le ombre non sono al di sotto dello 0, ciò vuol dire che non ci sono parti praticamente nere, né al di sopra del 90, a parte qualche piccolo picco che probabilmente si riferisce a questo taglio qui in cima, che non devono essere mai al di sopra del 90, altrimenti saranno praticamente bruciate. Questo è facile da vedere attraverso l'esposizione, se la tiro tutta su, come potete vedere, sale sopra il 90 e l'immagine è bruciata, se scendo giù va oltre lo 0 e quindi è nera. Un'altra cosa molto importante è sicuramente la regolazione della nostra immagine. Come potete vedere, noi riprendiamo in 16 noni. Tutte le macchine, tutte le videocamere riprendono in 16 noni. Per dare un aspetto più cinematografico ci converrebbe utilizzare il sistema 21 noni, quello widescreen con le bande nere sopra e sotto e quindi l'immagine più schiacciata e larga. Per dare questo effetto tipo anamorfico possiamo utilizzare due sistemi. Il primo, più veloce direttamente da Premiere, basta andare in sequenza, impostazioni sequenza e andare a impostare qui dove vediamo 1920x1080. Lasciare 1920 l'orizzontale e modificare il verticale in 817. Vi chiederà se volete confermare, gli daremo ok e avremo la nostra clip in 21 noni. Non vi preoccupate se qui su e giù è grigio, perché quando andremo a esportarlo e andremo a caricarlo su un social come può essere YouTube, come può essere Facebook, Vimeo, in automatico verranno applicate le bande nere. Un altro sistema, anch'esso abbastanza facile, basterà scaricare un PNG, un file .png delle bande nere superiori e sottostanti, applicarle sopra la nostra immagine,
Così avremo l'immagine comunque in 16 noni quando sarà esportata, però le bande nere che danno l'aspetto del 21 noni. Io personalmente preferisco di più questo sistema qui. Fatto questo, non dovremo fare nient'altro che esportare la nostra immagine e avremo il nostro filmato praticamente di un livello cinematografico. Come potete vedere, sia i colori sia la schiacciatura della nostra immagine danno un effetto veramente da film. Se poi uno volesse aggiungere, potrebbe tranquillamente utilizzare un effetto grana per dare l'effetto della pellicola, o cambiare utilizzando un LUT o utilizzando un look personalizzato. Insomma, ci sono possibilità infinite di modifica del nostro file. Questi sono i pochi passi che vi ho voluto spiegare per poter modificare la nostra immagine e per far sì che si passi da una scena di questo tipo, molto basilare, molto semplice, a questo. Con questo abbiamo concluso il video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, oltre a commentare condividete, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale Facebook che è linkato qui sotto e non perdete l'occasione di andare a visitare sempre qui sotto la lista di Amazon con tutti gli oggetti utili a tutti quelli che sono appassionati di fotografia e videomaking. Ovviamente a voi il prezzo minimamente non verrà toccato, sarà lo stesso che troverete normalmente su Amazon. Io semplicemente avrò un supporto in più da parte vostra. Con questo concludiamo il video e non resta che dirci al prossimo video.